Buonasera, buonasera, eccoci in questa nuova puntata di Radio Mirti e Video Mirti. Eh sì, perché oramai ci ho preso l'abitudine. Grazie a tutti per essere qua ad ascoltare questo nuovo episodio. Oggi è sabato 9 dicembre 2023. Allora, mi sono presa un po' di appunti perché sì, sono cose che abbiamo già sentito, però poi sono tante. Non vorrei perderne di vista qualcuno. Si desti l'Italia. Partiamo da un'idea. Se io mi trovo a sentirmi dire in continuazione che sono un cane, prima o poi abbaio, che sono una gallina, eridaglia, guardate, prima o poi vi faccio anche l'uovo. Italia fanalino di coda. Quante volte ci siamo sentiti dire che l'Italia è il fanalino di coda di questo, di quello, di quest'altro. Ora, non è che non abbiamo le nostre pecche, però non è possibile. Perché non è possibile? Perché se no non saremmo diventati la quinta potenza industriale al mondo, e peraltro in poco tempo. Infatti appena è accaduto, ne hanno fatti fuori due o tre, colpo di Stato, e non faccio troppi nomi perché mai come in questo periodo la censura è potente, tanto chi vuol capire capisce, chi non l'ha ancora capita, pece par lui. E poi giù colpi di mannaia sui gioielli di famiglia. Un imperante e crescente Europa che viene a romperci le scatole su che cosa? Sui nostri prodotti. Lo smantellamento di questo paese. Perché faccio questa puntata stasera? Perché per il lavoro che faccio, e ricordatevi che io non sono una di quelle grosse aziende che si occupa di mergers and acquisitions, quindi compravendita di aziende o quote di aziende, ma vi posso garantire che qui ci sono gli stranieri in questo specifico periodo con la bava alla bocca. Si vogliono comprare Capri, Courmayeur, qualsiasi prezzo, Venezia, Roma, Milano, quando tu ricevi anche messaggi da agenti immobiliari di altissimo prestigio che mi dicono: Andreana, ho 50 investitori circa pronti a comprare palazzi a Milano cielo terra. Io gli rispondo: tesoro, se non ci sei riuscito tu, che è il tuo mestiere, vuoi che ci riesca io a aiutarti? Non è il mio mestiere. C'è sempre il gatto. Anzi, col video è facile che ne vediate qualcuno. Hanno la bava alla bocca, allora facciamo così schifo? No, io ve lo domando, se qui la gente è pronta a spendere qualsiasi cifra per comprarsi i nostri alberghi, le nostre terre, le nostre aziende, ma facciamo così schifo? Siamo proprio così un fanalino di coda? Poi che a noi i treni in orario non ci vengano, tanto bene, resterà un dogma. E allora io oggi faccio questa puntata qua. L'Italia è stata anche troppo tempo immersa in una sorta di esterofilia, soprattutto tanti anni fa, vi ricordate? Che poi in fondo questa esterofilia è figlia naturale dell'avere inculcato nella testa degli italiani che gli altri erano meglio di noi. Però chissà com'è, noi siamo il patrimonio artistico più importante del mondo, è una terra particolare. Ma a forza di dire che siamo galline, stiamo facendo l'uovo tutti quanti. La forza non è solo nel patrimonio artistico, ma anche nella particolarità territoriale di questa nazione, che è un po' un aggregato. Io tante volte dico: civiltà mediterranea, vaglielo dire a uno di Bolzano. Abbiamo anche quello. Noi partiamo da territori montani, di altissima montagna, scendiamo, abbiamo le colline, abbiamo il mare, arriviamo
Lasciatemi la battuta, al Nord Africa, ma la cultura che c'è nel Sud Italia è straordinaria. Siamo il paese di Dante Alighieri e ai nostri figli ancora nelle scuole gli leggono l'inferno e ogni tanto gli dicono che Beatrice era la fidanzata o l'amata di Dante. Ma non vi fate due domande. Ma avete in mente che carico anche esoterico, energetico a questo paese? Però devono tenere la gente nell'ignoranza, perché non colga queste energie che abbiamo. E allora raccontano la storia del mago. Io ero in giro per il mondo. Il Grande Fratello, come format televisivo, ha fatto il giro del mondo, ma le 300.000 versioni annuali ci sono state solo in Italia. Perché? Perché gradatamente tenevano il popolo più pericoloso, sempre più schiacciato e intorpidito da queste stronzate. E nel frattempo svendevano il paese e inculcavano nella testa la gente che loro erano sempre meno degli altri. E ci sono riusciti. Voi sapete che ho un rapporto conflittuale con la piccola media impresa, perché sono sincera. E mi sono sempre detta, visto che tutte le popolazioni del mondo vanno valutate in maniera distinta dai governi che le rappresentano, e mai come in questi ultimi anni, per essere obiettivi. Perché quello è un altro pianeta, che non è il pianeta delle popolazioni. Proprio perché quel pianeta si è dimostrato giorno dopo giorno, anno dopo anno, un autentico ostacolo alla nostra espressione imprenditoriale. E chi fa impresa o capisce di impresa sa a che cosa mi riferisco. Allora io mi domando, ma le aziende piccole, così piccole, così numerose, che hanno, come dire, polverizzato, il tessuto industriale italiano, sono tali perché non sono capaci di crescere? O perché a forza di non poter crescere si sono disabituate all'idea di poter crescere? E conseguentemente tutto ciò ha creato una situazione di debolezza. È vero che prese singolarmente hanno il loro pregio, ma smettiamo di cantarcela e ballarcela. Sono piccoline e in una situazione come quella attuale fanno fatica, ne chiudono a fiotti. Non ho detto che per essere, come dire, per superare il vaglio del mio gradimento debbano diventare delle multinazionali. Ma non si può neanche pensare che queste siano forti, perché le schiacceranno. Poi sapete che io ce l'ho con gli italiani perché mi domando, dico, come si è potuti arrivare a un carico di ostacoli così alto da non riuscire più a scamparla. Vedete, più una parte opprime l'altra, più l'oppresso alla fine svicola e ti frega se può. Ecco perché abbiamo un tasso così alto di evasione fiscale, perché non gli ha famo a pagarlo. E anche quando ce la facciamo lo troviamo ingiusto. Quindi, il mio dubbio resterà amletico, perché nessuno riesce a darmi una risposta, o comunque le ho al 50%. E quindi la microimpresa alla fine va bene, la conduzione familiare, ma sono morte dentro, perché non hanno più avuto o l'interesse ad avvicinarsi a un concetto di imprese di mercato, oppure hanno perso la speranza. E magari sentono parlare persone come noi che operano anche a livello internazionale, sentono parlare dei nostri argomenti, dico sì, vabbè, ma tanto sai che in Italia si fa fatica. E a forza di fare così, ecco che l'italiano tira fuori un lato individualista.
Cioè non riesce più neanche a concepire il valore di una cooperazione tra imprese. Sì, non sto dicendo che non esiste. Parlo con persone intelligenti, io non sono mai assolutista nelle mie espressioni. Ma non sono perle rare. E molte di queste poi non durano nel tempo, perché evidentemente c'è una c'è mancanza di allenamento alla cooperazione, saltano come niente. C'è una litigiosità e un campanilismo in Italia che è aberrante ed è controproducente. Per esempio, recentemente, grazie a un cliente, io mi sono avvicinata al mondo agricolo, quello importante. E vengo a scoprire che ci sono famiglie di agricoltori importanti che non si parlano con altre da generazioni e non sanno neanche più il perché. Ma vi par normale? Poi da soli non vanno da nessuna parte, assoggettati alla grande distribuzione, ai meccanismi perversi dei prezzi dei loro prodotti. Sono degli schiavi. Perché? Perché tra di loro non si coalizzano. Sì, ci sono le cooperative, ma poi alla fine stringe stringe non si parlano. E, non, e soprattutto in generale non escono più questi imprenditori dai loro schemi abituali. Uscire dagli schemi può anche voler dire fare come dire, un minestrone. Noi abbiamo cultura, cibo, questo è un territorio, come abbiamo detto, parte dalle alte montagne e arriva ai paesi più caldi. Ha visto culture e soprattutto il numero di lingue e di dialetti che stanno all'interno di questo territorio è un numero così alto. Abbiamo quindi cibi diversi, abitudini diverse, dettate dal territorio. Quando voi fate geopolitica, la prima cosa che fate è guardate il territorio e capite come può essere strutturata un'impresa. Scusate, una nazione, da un punto di vista industriale, tradizioni di vita, eccetera, eccetera. No? Provate a immaginare, mescoliamo il cibo con la cultura con la robotica, di cui siamo molto forti. Mescolate. La ricezione con le aziende locali. Si potrebbero fare un sacco di cose. Si chiama creatività. La creatività, ho detto più di una volta, viene interpretata spesso in una maniera piuttosto limitante. Quando tu dici creativo, l'associazione mentale automatica è l'artista. No? È creativo anche colui che trova delle soluzioni. È creativo colui che applica una mente trasversale, concetto a me molto, molto vicino e concetto da me amato e sostenuto. Saper leggere dei numeri, interpretarli, trovare soluzioni, vie nuove. Non esiste mai nulla di nuovo ex novo, è sempre un miglioramento di quanto è già stato fatto fino a quel tempo, no? Ricordatevi che il mercato è cresciuto grazie all'ambizione delle persone e alla voglia di migliorare la propria vita. E tutto ciò che voi realizzate che porta un miglioramento nella vita di qualcuno è qualcosa di vincente. Voi sapete, si dice che si impara a nuotare quando l'acqua arriva là. Ora l'acqua è qua. E ora siamo nelle fasi, a parte che non c'è limite al peggio, nelle fasi più estreme di cessione di sovranità, noi non contiamo più niente, però siamo tanti e ricordatevi che hanno paura di noi. L'Italia è un po' famosa per risollevarsi quando meno ce la si aspetta. E in generale il genere umano, non solo quello italiano, nel benessere si siede. Il crollo delle grandi civiltà nella storia, non a caso, corrisponde sempre a un periodo piuttosto lungo di benessere e serenità. Forse è proprio vero, l'uomo è un animale sostanzialmente pigro. Sentivo Crepé l'altro giorno che ha fatto una presentazione di un suo libro e mi è piaciuto un casino, no? Parlava dell'educazione dei figli.
nel benessere prolungato nel tempo, la figura genitoriale ha pensato che i figli venissero su come l'insalata e ha dismesso i panni dell'educatore, pensando che il benessere dovuto ai figli sia quasi esclusivamente di carattere materiale. Nel benessere prolungato, le società, sono composte da persone sempre meno inventive, ma nella necessità l'uomo tira fuori quello che è l'istinto di conservazione. Il livello coscienziale basso di una popolazione si ottiene attraverso un lavoro costante, persistente di denigrazione, di svalutazione, di prepotenza, quindi imposizione, di una convinzione morale, vabbè, chiamiamola così, per cui essere ubbidienti e silenziosi da bravi bambini è buona cosa, di omologazione di pensiero, comportamenti, usi e costumi, di distruzione della cultura e del passato, vedi Dante Alighieri. Dante Alighieri, ma ve ne potrei citare ben altri. Cioè, tu sei il paese di Dante Alighieri e non avvicini prima di tutto il corpo docenti e conseguentemente gli studenti alla potenza della forza dello spirito di tutto il genere umano, ma è nato in Italia questo. Un livello coscienziale basso porta il paese all'autodistruzione, alla scarsa, se non assente, progettualità. Questo è un paese che non figlia, perché fare un figlio non ci riesci, perché non arrivi alla fine del mese, perché le strutture mancano, perché gli asili costano. E la macchina implode. E quei pochi giovani che abbiamo, che statisticamente dovrebbero trovare più facilmente lavoro, se ne vanno in altri luoghi. Perché anche la scarsità di progettualità significa che tu proprio diventi vecchio mentalmente. E già tra le generazioni c'è sempre qualche difficoltà di comunicazione, ma quando tu sei morto dentro, con questi non ci parli, se ne vanno. Se ne vanno. Sto guardando i miei appunti. Fatemi dire anche il saper fare. Non è che nelle altre nazioni, sapete quanto io abbia girato il mondo? Ma fin da ragazzina, eh? Non è che negli altri paesi non sanno fare le cose, perché non è che, cioè, sarebbe anche stupido dirlo. Però noi le facciamo in un modo diverso. Noi di tutte le cose facciamo cose belle. E non sto pensando alla moda, sto pensando agli oggetti, agli arredi, ma anche alle cose tecniche. Noi abbiamo un senso dell'estetica innato. Vi siete mai domandati il perché? Uscite di casa, anche nel paese più fottuto della nazione, c'è sempre quella cosa bella, quel monumento, quella cosa artistica. E voi mi direte, ma non è che nel resto del mondo non esistano situazioni simili? Sì, ma queste hanno qualcosa di particolare, che risale alla notte dei tempi. Ma finché ti fanno vedere il Grande Fratello, tu non le vedi più. Queste ti danno una forza energetica, che ci creda o non ci creda, te le danno, ma le devi guardare, sentire, rivalorizzare. Osservate i monumenti che piazzano nelle strade, quelli più recenti e moderni, sono l'emblema del brutto. Perché la bellezza non è solo quello che mi piace o non mi piace. La bellezza che arriva a tutti indistintamente, che quella cosa che tu dici, non so che cos'ha, ma mi prende. La Gioconda è brutta, eppure prende. È perché rispettano queste forme d'arte, di espressione.
rispettano una geometria definita geometria sacra, che è un archetipo, l'abbiamo dentro. No, ti porto l'attenzione su altre cose. Guardate, c'è in giro tanto brutto. E soprattutto anche i ragazzi, state attenti, perché divinizzare certe forme d'arte inconsapevolmente significa assorbire simbologie e messaggi non di luce, ma del buio. Come secondo me ci si può ridestare e dire a questa gente, forse non abbiamo capito, ma anche voi non avete capito. E sta la soluzione, secondo me, in una sola strada, che non vuol dire snaturare le vostre imprese, le vostre attività, ma sta nella cooperazione. La cooperazione può nascere in modo sportivo, senza troppi fronzoli, senza avvocati, senza quelli come me. Però se vedete che funziona, va poi perfezionata, perché serve anche per tutelarvi, perché le cose vadano avanti nel tempo e perché cresciate anche come piloti di una nuova automobile che da normale diventa un'automobile sempre più frizzantina, no? Con i motori sprint. Non abbiate paura, non dovete partire col plotone degli consulenti d'impresa, col plotone degli avvocati, ma partite, perché se non fate il primo passo non si va da nessuna parte. Partite anche se apparentemente queste aziende possono non avere nulla a che fare, eppure la nostra mente trasversale sa trovare anche delle combinazioni fuori dal comune. E parlate poi di questo, perché altri possono avere dello spunto, anche loro fare altrettanto. Cooperando si diventa più forti. Non vi voglio dire la parola joint venture, perché lo so che poi dite, ecco, arriva da questa, parla delle tecniche, parla dei contratti, le robe pesanti, ma quella è poi alla fine. Poi, se non vogliamo usare questi paroloni anglofoni, diciamo cooperazione. Le aziende che si uniscono, e vabbè, lo sapete come funziona, o per ampliamento o per compensazione, però alla fine si uniscono. Quello che io non ho ce l'hai tu, quello che c'hai tu non ce l'ho io. Magari io ho una sede grande per la tua attività e tu ne hai bisogno, te ne do un pezzo, però tu in cambio magari hai delle competenze che a me mancano e magari io faccio frutta e verdura e tu fai missili. Io faccio il meccanico e tu hai bisogno di uno spazio per una startup che però magari si occupa di qualcosa che domani viene comodo a me. O magari vogliamo fare una fiera e in due ci costa meno. Io vorrei fare l'estero. Tu non lo fai, però c'è dentro tre persone che parlano le lingue. Mettiamoci insieme. Non fatevi più la guerra. Cioè la sana competizione è una cosa. Ma andare per conto proprio e restare piccoli, e una volta usai un termine provocatorio, sputi nell'universo controvento. Che senso ha? Sempre più schiacciati oltretutto. Allora io quello che vi sfido a fare è questo. Provate a immaginare di fare un gioco. Non un gioco. Parlo agli imprenditori in questo momento. Voi avete un'impresa che produce in un settore. Lasciamo stare i bilanci, queste menate qua. E magari conoscete un imprenditore che fa tutt'altro. E magari provare con la fantasia a immaginare come potreste collaborare. Più facile è se siete affini come settore. Più facile, perché viene più spontaneo, no? Ma provateci, perché se voi visualizzate qualcosa, prima o poi una strada c'è. Ma magari è anche solo un rapporto finanziario, però vi aiutate, parlatevi, smettetela con questi segretucci stupidi del ah, io non dico quanto fatturo, ma tanto lo sanno tutti quanto fatturi. Anzi, dovrebbe esserne un vanto. E basta, ragazzi, io fatturo questo, motivo in più per darti una mossa. Poi
Ci sono le figure, questo non è un promo perché non è attraverso questo canale, che sia radiofonico e ora video, che io mi procuro i clienti. Poi ci sono le figure come la sottoscritta e i suoi colleghi, alle quali puoi anche rivolgerti, anche solo per dire: ma senti, ma ti pare un colpo di follia se io con lui facciamo una cosa così? E ti garantisco, ne esce un'altra ancora, non più bella perché arriviamo noi, ma perché poi chi ha gli occhi da fuori ha una visione ancora più particolare. È una partita a tennis, ma è un palleggio. È un palleggio tra le parti. Poi si parte, si vede come funziona, con l'intenzione di aggiustare il tiro, non che al primo ostacolo piantate lì o alla prima, appena vi risentite un po' più forti, fregate quell'altro. Perché questo qui è quel segno di individualismo che vi hanno indotto gli altri, quelli là di cui abbiamo parlato prima. Non siamo nati individualisti, se no non avremmo una Bolzano che è il punto di partenza. Dico Bolzano perché poi parlando loro tedesco fa ancora più impressione, no? Che parla con Palermo. Alla fine ci siamo tenuti insieme. E deve essere anche uno sbattere in faccia alla gente che pensa che noi siamo in grado di essere uniti solo in una partita di calcio. E qui è una questione di dignità, ragazzi. Dignità, la stiamo perdendo se già non è perduta. E allora tutti quelli che hanno proprietà in posti sognati da tutti, teneteveli stretti. Teneteveli stretti. Perché questi ci vogliono colonizzare definitivamente. Questi stessi soldi che loro vi offrono li potete realizzare attraverso un modo di operare in cooperazione. E ripeto, se non sapete come si fa, c'è una marea di gente che come me vi può aiutare, creando l'accordo giusto. È anche molto divertente, perché è anche divertente. Ragazzi, guardate che vengono fuori delle cose meravigliose. Vengono fuori delle cose bellissime e si crea lavoro, si ricrea benessere, benessere sul paese. Se questi non hanno il Colosseo, non hanno il Duomo di Milano, tanto per dirne, e sono cazzi loro. Noi ce li abbiamo, però dobbiamo anche imparare a capire il loro significato, l'essenza che questo paese ti dà, l'essenza. Ma finché continuiamo a accettare questo, a essere schiacciati, soggiogati, plagiati, convinti che siamo degli sfigati, non andiamo da nessuna parte. Non andiamo da nessuna parte. È un accordo. Si parte sempre dalle cose più piccole. Può essere un'idea, ma deve essere fatta almeno in due. Oppure su un territorio, senza paura. E sapere anche che poi questo accordo deve prendere una certa forma, ma non è un guardarsi in cagnesco l'un con l'altro e ci mettiamo insieme perché in questo momento l'acqua è arrivata qui. No, perché lo vogliamo fare. E credetemi, è divertente. È divertente perché stimola la fantasia. Ti fa sentire forte, non ti fa più sentire da solo. E quelli là di qui sopra, a un certo punto non sanno più come tenerci. E se questa cosa, nel mio immaginario, perché ho dei tratti comunque naif anch'io, accadesse domani mattina, nell'arco di, non so, facciamo così, durante le vacanze natalizie, quando a Santo Stefano non ne puoi più dei parenti, tutti gli imprenditori o i manager, cioè cose, cominciassero a pensare a una cosa del genere. Questo paese lo ribaltiamo da così a così. E non ci tiene più. Nessuno, l'Europa, tutti questi personaggi che stanno mettendo il naso negli affari nostri. E le forme di formaggio le facciamo quante vogliamo ed è la forma che vogliamo. Decidiamo noi delle nostre cose, non gli altri. Soprattutto perché il nostro paese è molto particolare. Non può arrivare qualcuno che non, già quelli che eleggiamo fanno sempre l'opposto di quello che ci dicono. Io non voto più.
Figo, gli do pure mezza giornata per far finta di far parte del teatrino della democrazia. Quando quelli che voti manterranno una promessa tra le mille che fanno in campagna elettorale, allora mi scomoderò e dedicherò loro del tempo. Figuriamoci quelli là che non abbiamo neanche eletto. E io lo so che questo filmato me lo cassano, no? Perché l'intelligenza artificiale mi dirà: oh, lei ha fatto un video non secondo le nostre regole. Regole di che? Se neanche un editore sei. Mi tocca pure avere la pubblicità che io non voglio nei miei filmati. E non posso neanche scegliere di quale azienda. Quindi tiriamo fuori le palle, come dico io, le mettiamo sul tavolo. Dobbiamo andare d'accordo. Dobbiamo andare d'accordo. Questa è l'unica maniera per riuscire a... Sì, è passata una mosca proprio sulla web, un puntino così, lei l'ha centrata in pieno. Dobbiamo andare d'accordo. Ed è una cosa che sentiamo dentro. Io sono a vostra disposizione, come tanti altri colleghi, anche solo per uno spunto, per un'idea, per farla partire. Quando è il momento giusto per metterla a terra con un accordo sano, perché le aziende sane stipulano degli accordi, e smettetela di aver paura dei contratti, che non siete delle mezze seghe. Il contratto fatto bene, equilibrato, permette ad un fidanzamento imprenditoriale di diventare un matrimonio perenne con tante generazioni e figliance. E vi aiuta. Quindi confido in voi. Faremo nella prossima puntata un tratteremo, tratterò, sono da sola, come si trovano le soluzioni. Come si trovano le soluzioni e come si trovano le idee. Ma ne parliamo la prossima volta. Finita questa filippica, come promesso, vi dirò che mi avete scritto in tanti, vabbè, ma le ricette del pane, internet, dai, ve le fa vedere a fiotti. Vabbè, vi do la mia, che è veramente una stupidata. Mezzo chilo di farina, io uso quella normale. Di solito una bustina di lievito per il pane vale per mezzo chilo, quindi una bustina. Sempre la ciotola, io uso l'impastatrice, perché sono poi mi fa un po' senso mettere le mani. Però se fate a mano. Allora, mezzo chilo, questo è secco, mezzo chilo di farina, la bustina di lievito per il pane, un cucchiaio raso di sale fino, 5 cucchiai d'olio, grosso modo. Poi se volete ci aggiungete l'erba cipollina, un po' di cipolla liofilizzata, queste robe qui, ma fatele dopo, cominciate con la parte base. Mescolate. E poco dopo iniziate ad aggiungere acqua, non buttatela dentro di colpo, non è che dovete fare le sabbie mobili. La buttate dentro piano 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 finché vedete un impasto bello morbido. Lasciate andare 10 minuti, se no trac trac trac, ma fate giù una bella palletta chiusa sotto. Io la chiudo dentro la metto già sulla teglia con sulla carta da forno, la metto nel forno spento, me la dimentico per 3 ore almeno. Arrivate dopo 3 ore, il pane è raddoppiato. Potete farlo su un pezzo solo, dividerlo in pezzi più piccoli, spianate una pizza grossa così, alta 1 cm, la arrotolate su se stessa, la rimettete al posto di prima, la ridimenticate nel forno chiuso, spento per un'oretta, quella ricresce. Tirate fuori, spennellate con l'acqua, così fa la crosticina, con un piccolo colino, ta 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 ta, farina, una spolverata, poi gli fate dei tagli a vostro piacimento perché sapete che durante la cottura il pane cresce e si formano quelle belle crepette, queste cose croccanti, eccetera. Forno ventilato preriscaldato 220 gradi, cuocete per mezz'ora, la teglia lasciate a metà, sopra e sotto, così, Tirate fuori, il pane è pronto. Fatelo asciugare un po' e bravo chi non ci mette mano in finché non si raffredda, perché il pane caldo è veramente una sfida. Non riesce a trattenere. Vabbè, vi ho dato anche la ricetta. Allora, ragazzi, buona domenica, che viene domani, e a presto con la puntata sulla creatività e la ricerca di idee e soluzioni. Grazie per l'ascolto. Ciao!
Ciao, ciao da Andrea, ciao.